proporvi un'iniziativa, direi, nuova, almeno per voi. E cioè hanno pensato di, come dire, solennizzare l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, ma soprattutto di celebrare, direi così, l'incontro, credo che per voi si possa dire il primo vostro incontro con la filosofia, perché non mi risulta che in prima e in seconda liceo voi abbiate studiato filosofia, dunque oggi è veramente il primo giorno, il primo incontro con la filosofia in quanto tale. Ecco, hanno pensato di celebrare questo incontro invitando un docente universitario, chi di voi farà scienze della comunicazione o filosofia, la Cattolica di Piacenza o di Milano lo avrà come docente, è il professor Silvano Petrosino, che tra poco vi presenterò, affinché appunto vi introduca alla filosofia. Ecco, quindi vi espongo immediatamente il programma della mattinata, così che sappiate come si articoleranno questi tempi. Partiremo appunto con la sua relazione, di cui tra poco vi dirò il titolo, eccetera, eccetera. Dopodiché ci sarà un dibattito tra di noi. Ecco, lo so che per voi è una disciplina nuova, però certamente ci sarà qualcuno di voi che vorrà chiedere qualche cosa, che chiederà delle delucidazioni, che esprimerà le proprie impressioni. Ecco, vorrei veramente che fosse un dibattito il più possibile aperto, tranquillo, senza nessuna timidezza. Siamo tra amici, quindi veramente diciamo tutto quello che ci sembra pertinente con l'argomento che verrà trattato. Dopodiché, suppongo, arriveremo verso le 10:30, 10:40, ci sarà una pausa, un intervallo di un quarto d'ora, come al solito, e alle 11:00, 11:05, iniziamo la seconda parte, che verterà invece su una proiezione di un film che ha un forte contenuto filosofico, ve lo anticipo il titolo, è L'attimo fuggente, qualcuno di voi forse lo ha già visto. È un film che pone varie domande, vari temi, uno in particolare, il rapporto tra la poesia e la vita. Ma quanto viene detto nel film circa la poesia, a mio avviso, va benissimo anche per la filosofia. Quindi diciamo più ampiamente, al centro di questo film vi è il rapporto tra la cultura e la vita. Quindi questo ancora una volta per dimostrarvi come la filosofia che state per iniziare a conoscere davvero è strettamente connessa con la nostra quotidianità e con la nostra realtà di esseri umani. Ecco, suppongo che il film dovrebbe durare un paio d'ore, quindi per l'una dovrebbe terminare la proiezione, ci sarà poi una riflessione conclusiva, ancora una volta un piccolo dibattito tra di noi, circa le impressioni che il film ha suscitato in noi, le domande, le critiche, perché no, al film, per cui per l'1:15, 1:30 massimo ci congederemo andando direttamente a casa, quindi non tornerete più in classe. Ok? Questa è un po' la struttura, come dire, temporale della mattinata. Venendo invece alla relazione del professor Petrosino, ecco, per quanto riguarda il relatore, per quanto riguarda il tema, venendo qui pensavo a qualcosa di molto bello, cioè mi fa piacere che questa sorta di iniziazione alla filosofia venga per voi ad opera di un amico che definirei il Socrate del XXI secolo. Ecco, oggi Petrosino ha questo compito di iniziarvi alla filosofia, quasi fosse un novello Socrate con dei discepoli che non si chiamano più Platone, Fedone, Fedro, ma che si chiamano Francesco, Pietro, Giovanni, Giacomo, Laura, Elisa, cioè voi. Ok? Ecco, su quale tema il professor Petrosino parlerà e chi è, due parole. Ho già detto che è un docente universitario, insegna filosofia, non sto qui a dire filosofia della comunicazione, filosofia morale, insegna filosofia all'Università Cattolica di Piacenza e di Milano, è autore di molti testi, in particolare testi dedicati a filosofi contemporanei, alcuni dei quali li ha conosciuti personalmente, francesi, inglesi. Ma a me piace considerarlo soprattutto un amico, non solo un mio amico personale, ma un amico del liceo, perché già lo scorso anno in altre occasioni l'abbiamo invitato e io lo ringrazio veramente per la sua grande, gentile disponibilità. Detto questo, qual è il tema su cui ci parlerà il professor Petrosino? Ecco, quando si è trattato di dare un titolo all'incontro, chiamiamolo convegno con un po' di enfasi, al nostro convegno di oggi, perché la scuola esigeva un titolo circa questo progetto, abbiamo pensato di inserire nel titolo una frase, un'espressione molto celebre.
Non so chi di voi lo ha visto sul titolo. Il titolo dell'incontro di oggi è Filosofia, ovvero, ecco la citazione, una vita senza ricerca è indegna di essere vissuta. Questa frase, una vita senza ricerca è indegna di essere vissuta, è una frase di Socrate. Una frase che Socrate pronuncia in tribunale poco prima di essere condannato a morte. Ecco, perché abbiamo pensato di inserire questa espressione geneticamente socratica nel titolo del nostro incontro di oggi? Perché ci piaceva utilizzare questa frase come filo conduttore per una riflessione, ecco la riflessione che il professor Petrosino sta per proporvi, una riflessione sull'identità della filosofia, sul ruolo della filosofia in una società complessa e, lasciatemelo dire, complicata com'è la nostra di oggi. Ma più ancora una riflessione, credo che anche di questo il professor Petrosino parlerà, o forse soprattutto di questo, una riflessione sui compiti, ma mi verrebbe da dire con un'espressione che è in parte socratica e in parte cristiana, sul servizio che la filosofia può rendere all'uomo di oggi e in particolare ai ragazzi di oggi. Questo ancora una volta per capire da subito che venire a scuola magari con qualche difficoltà per parlare di filosofia con i vostri docenti o studiare a casa filosofia nel vostro studio davvero non dovrà essere una mera fatica, ma dovrà essere la percezione di qualcosa che è strettamente congiunta con la vostra vita, con la vostra quotidianità, sì, non solo con la vostra razionalità ma anche con la vostra sfera emotiva. Ok? Bene, questo è un po' l'argomento che il professor Petrosino ora ci proporrà. Ripeto ancora una volta, al termine del suo intervento, il professor Petrosino non è di quelli che suscitano riverenza, timore, eccetera, vorrei proprio che se qualcuno di voi ha delle domande, ha delle osservazioni, anche critiche, anche di dissenso, anzi soprattutto di dissenso, circa quanto il professor Petrosino dirà, ecco, prenda il coraggio a due mani e dica, in modo da creare un vero dialogo, ok? Il dialogo socratico. Sono certo poi, e concludo, che questi temi che oggi, come dire, conoscerete in parte attraverso la lectio magistralis del professor Petrosino, come si ama dire con un po' di solennità, e poi il film, questi stessi temi li riprenderete in classe con i vostri insegnanti, li riprenderemo in classe, affinché davvero questa sorta di dialogo tra anime in ricerca, per usare ancora un'altra espressione di Socrate, possa continuare anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ok? Buona giornata, buon lavoro e buon ascolto. Adesso passo la parola al professor Petrosino. Grazie. Sì, funziona. Bene, buongiorno. Grazie dell'invito, devo dire, sono molto contento di essere qui, sia appunto per l'amicizia con il professor Bonelli e anche altri professori, è il secondo anno, sono veramente contento, cioè mi piace, è una cosa buona. Ma soprattutto sono contento perché vi darò solo delle buone notizie, cioè vi darò delle buone notizie, delle magnifiche notizie. E non è sempre così, non è sempre... Non sempre si possono dare buone notizie. Per esempio, se avessimo deciso di parlare della situazione economica, non potremmo dare buone notizie. Se dovessimo affrontare la situazione, non so, lavorativa, non potremmo dare buone notizie. Invece su questo tema le notizie sono buone. E a mio avviso anzi sono ottime. Cioè l'incontro con la filosofia è un incontro da un certo punto di vista sorprendente, è tutto positivo, il che non vuol dire facile. Io dico sempre che la verità è semplice, ma non è facile. È semplice, ma non è facile. Richiede per esempio un minimo di attenzione. Vabbè che voi siete, diciamo, abbastanza adulti, certo che se uno inizia a grattarsi la testa, a rispondere al cellulare, a pensare a quello, a ridere, è la fine, no? Cioè, questo succede di solito nella scuola elementare, nella scuola media, che è difficile insegnare lì esattamente per questo, perché il bambino, il ragazzino non riesce a stare attento, si scoccia, ride, ma
sono atteggiamenti infantili. Voi, appunto, ormai non più, non dovreste più. Allora, entro subito in merito perché due o tre cose vorrei proprio sottolinearle, che meritano di essere sottolineate. Allora, prima cosa è questa, che la filosofia come disciplina non c'è sempre stata, ma nasce, lo diranno i vostri professori, nasce in un certo momento storico preciso, nel 500 avanti Cristo, e nasce in un luogo ben preciso, la Grecia. Quindi la filosofia è una disciplina che ha una data di nascita. Poi ci sono chiaramente i motivi per cui, cioè i motivi, gli storici si interrogano come mai è nata in quel momento lì, in quel luogo lì. Però, adesso senza affrontare questo tema, bisogna dire che non è che prima della nascita, diciamo, ufficiale della filosofia, gli uomini non fossero uomini, cioè non filosofassero. Anche perché in realtà quello che ha sempre fatto l'uomo, e questo è già un primo punto, io su questo vi chiedo di stare attenti e poi magari di discutere, perché questo è un punto al di là del discorso filosofico, un punto, si dice, antropologico, cioè che ha a che fare con la natura dell'uomo in quanto tale, decisivo. Qual è il punto decisivo? Il punto decisivo è che l'uomo, gli studiosi dicono, fin da quando emerge come uomo, noi deriviamo dalle scimmie, sicuramente. Però a un certo momento questa evoluzione ha quelli che gli antropologi, paleontologi chiamano dei salti. Cioè c'è qualcosa, tutto procede, a un certo momento ci sono dei salti strani. E l'uomo inizia a fare delle cose strane. Dico subito, tema bellissimo, ma che noi non affrontiamo qui, per esempio inizia a seppellire i morti, che è una cosa stranissima, ricca di senso, di significato. Ed è ricca di senso e di significato perché nel mondo animale, quando muore un animale, l'animale poi diventa cibo per altri animali, il cadavere, e quindi c'è il cerchio della vita, l'animale muore e diventa cibo per l'avvoltoio, mentre l'uomo di fronte al cadavere lo sottrae al ciclo della vita, lo eternizza, lo rende eterno, lo copre, soprattutto inizialmente lo copre, cioè lo protegge dal corrompersi, cose strane. Strana è l'esperienza artistica, estetica. Per cui, per esempio, l'uomo, come il leone, mangia la gazzella e uccide la gazzella, come il leone. Ma a differenza del leone, poi dipinge la gazzella nella grotta. Fa una cosa inutile, no? Inutile. Eppure, cosa fa? E gli studiosi si interrogano tantissimo su questo. Cos'è questo dipingere? Dipingere. Dipingi la gazzella. Non semplicemente la divori o la mangi. E anche qui si dice, è difficile, ma che dipingendo la gazzella è come se appunto la si rendesse eterna. E quindi la gazzella non è solo cibo, è qualcos'altro. Che cosa? Boh. Allora, un'altra delle cose, questo è bella, questo, no, sono tutte belle queste, bellissime, bellissime, stratosferiche cose. Ecco perché quando si mangia, scusate, faccio una deviazione, quando si mangia bisognerebbe mangiare da uomini, no? E cioè dire grazie mamma che mi hai preparato da mangiare. Si deve mangiare da uomini, perché l'uomo non semplicemente si nutre, no? Fa molto di più. Il mangiare diventa
un atto simbolico, un luogo di relazione. Non è che si mangia. Appunto, quello prima di arrostire la gazzella la disegnava, che vuol dire per esempio mettere una tovaglia pulita, mettere un bicchiere intonato con il piatto. Noi siamo così, l'uomo è questo. È una cosa enorme. Una delle cose che appunto dicono gli studiosi è questa. Non sto parlando ancora della filosofia, è che a un certo momento noi come scimmie, deriviamo dalle scimmie, a un certo momento guadagniamo la posizione, si dice, verticale. Ci tiriamo su. E cosa succede in questo tirarsi su? Dicono che prima di tutto, che è bella questa, guadagniamo due arti, no? Cioè due arti. E questi due arti che guadagniamo, dicono gli studiosi di paleoantropologia, di paleontologia, queste due arti che guadagniamo sono gli stessi che ci fanno guadagnare la posizione orizzontale, no? Mi seguite? Cioè iniziamo noi a fare, che lo fanno anche le scimmie, gli scimpanzé, noi siamo abbastanza vicino agli scimpanzé dal punto di vista evolutivo, iniziamo, è impressionante, a guadagnare la condizione orizzontale e a prendere delle cose, un bastone. Per esempio, un bastone. Hanno lo strumento, poi forse ve lo diranno, ci sono tante cose belle, il pollice, questo, il pollice è una cosa enorme dal punto di vista evolutivo, perché il pollice è ciò che ci permette di afferrare. E quindi noi aumentiamo tantissimo le nostre capacità, perché per esempio col bastone riusciamo a prendere la mela, perché noi, capito? È bellissimo. Cioè noi siamo limitati di altezza, ma con il bastone superiamo il nostro essere limitati, perché arriviamo a prendere la mela. E il bastone vuol dire lo strumento. È stata fatta, hanno ripreso una cosa bellissima, bellissima questa, di uno scimpanzé, perché è chiaro che l'evoluzione poi, noi siamo molto vicini, abbiamo dei... E si è visto questa mamma dello scimpanzé con lo scimpanzéino, il figlio piccolino sulle spalle che attraversa un fiume, e a un certo momento il piccolo cade nel fiume. E chiaramente, istintivamente, come fanno i piccoli di uomini, come facciamo noi, il piccolino ha iniziato ad agitarsi e è restato un po' a galla. E si è vista la mamma, una cosa commovente, e si è vista la mamma dello scimpanzé che si è messa a correre lungo l'argine del fiume, a un certo momento prende un bastone e lo dà al piccolo. Una cosa enorme. Pensate che esercizio di intelligenza, prendere un bastone che non si mangia e lo dà al piccolo. Cioè una intelligenza strumentale commovente. Commovente. E quando noi, spero no, che voi non abbiate ancora fatto l'esperienza, ma purtroppo la farete prima o poi, quando voi conoscerete qualche persona che ha delle malattie psichiche, per quello, ragazzi, vi prego su una cosa almeno, non diventate banali, non diventate banali o superficiali. Non continuate a ridere alla Zelig. Il mondo non è Zelig o Eldorado Caffè, è molto di più. Perché quando voi incontrerete nella vostra vita qualche malato psichico, o qualche persona celebrolesa, vi accorgerete della difficoltà enorme che hanno alcuni a prendere un bicchiere d'acqua e a berlo. Perché prendere un bicchiere d'acqua e berlo è un gesto enorme.
che solo la superficialità fa dire ma sì, che cosa? È difficilissimo prendere un bicchiere d'acqua e porlo alla bocca. È un gesto che ci sono milioni di anni di evoluzione lì dietro. Milioni di anni, non è una robina. Allora, la scimmia guadagna la posizione orizzontale. Mi seguite? Mi seguite? E poi però cosa succede, dicono gli studiosi? Che chiaramente guadagnando la posizione verticale si sviluppa la mandibola, non ve lo sto a dire, si allarga la cassa, perché si alza, si allarga la cassa cranica, si sviluppa maggiormente il cervello, bla 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 bla, e poi cosa succede? Succede una cosa che è appunto, dicono, un punto di svolta, uno di quei salti. Questa scimmia che noi siamo guarda la volta celeste. La volta celeste, cioè guadagna una dimensione verticale inimmaginabile. Ma capite la volta celeste che cos'è? È una roba, noi abituati così, no? Così, così. A un certo momento, una roba enorme, attenzione, attenzione. Una cosa enorme, dicono gli studiosi, che è la dimensione primordiale, si chiama il simbolismo primordiale della trascendenza, dell'infinito. L'infinito. Una roba, poi immaginate con le stelle, una roba pazzesca. E allora si dice che aver guadagnato questa dimensione ha portato l'uomo immediatamente a fare che cosa? Ma è facile questo intuirlo. Immediatamente ha portato l'uomo a fare che cosa? A dire, ma che legame c'è tra questa cosa così enorme, incontenibile? Cioè, ma che relazione c'è tra questo infinito e io che sono finito? Che relazione c'è? Che legame c'è? Soprattutto perché l'uomo poi cos'è che ha iniziato ad accorgersi? Ha iniziato ad accorgersi che le stelle, gli astri, il sole, avevano degli effetti sulla propria vita, no? Le maree, la nascita dei vitelli, ma anche degli uomini, che vanno in base alle fasi lunari. Qui per me, qui c'è il punto. Il punto è, ecco, su questo se non sono chiaro, poi nel dibattito, perché qui non è una partita che finisce 0-0, devo vincere io. Inizia a fare una roba pazzesca. L'uomo è finito, sicuramente, ed è finito perché siamo qua, siamo qui, siamo finiti perché appunto il mio braccio non arriva lì, sono qui, eppure ci deve essere un legame con questo infinito. Quale sia questo legame non lo sa nessuno. Ma ci deve essere un legame, ci deve essere un, si chiama poi fra l'altro religio, religio etimologicamente vuol dire legame, ve lo spiegheranno, ci deve essere un legame, un collegamento. E l'uomo infatti, faccio dei passi vertiginosi per fare in fretta, questo cos'è questo collegamento, cos'è? E per cui l'uomo si è interrogato sul suo destino. Ma dentro la parola destino c'era la parola astri, no? È chiaro? È giusto? Destino vuol dire le domande che spero voi abbiate già iniziato a porvi. Ma tutti si pongono queste domande, anche se poi a volte alcuni sono timidi, non lo dicono, perché preferiscono la moto, la velina, i muscoli. Ma tutti noi, nella misura in cui siamo minimamente uomini
e si può essere, anzi si è uomini anche in prima elementare, inizia a porti la domanda: che senso ha la vita? Come mai sono così? E come mai c'è la morte? Che rapporto c'è fra quello che sono qua io? Che rapporto c'è fra questo che sono io, sono qua a Piacenza alle 10, e quello che sta succedendo in Giappone? Che legame c'è con i miei genitori che ho conosciuto, che magari non ho conosciuto? Che magari non ho conosciuto? Che legame? Questo è l'umano. L'umano mangia come tutti gli animali, ma poi l'umano si interroga su che rapporto c'è tra questo mangiare e, ad esempio, non è una cosa difficile. Se si fa una gita e uno tira fuori un panino e si accorge che il suo amico non ce l'ha, di solito, se non è una bestia, si solito dice: scusa, come mai non è il panino? Ne vuoi un po'? Ma mi sembra lo zero proprio qui, livello 00 proprio. Non facciamo così, no? O quando vediamo un nostro amico e ci accorgiamo che magari è triste o preoccupato, non diciamo: scusa, cosa c'è? Che legame c'è tra questo, quello, quell'altro? Il legame, fra l'altro, questo ve lo diranno i vostri professori, è l'etimologia della parola logos. Logos, razionalità da un certo punto di vista, logos, legein, legame, legare, legare, collegare. L'uomo collega, è uno che collega, ma noi lo sappiamo e che poi non riflettiamo tanto su questo. L'uomo collega, no? Se non ridete, faccio un esempio che faccio in università, però se ridete dimostrate che siete dei bambini. Qual è la differenza tra una carezza del mio fidanzato, della mia fidanzata, e una carezza dell'estraneo sul metrò? Eppure è la stessa, no? La mano si allunga e ti tocca il sedere, no? È la stessa o no? Se venisse un marziano a registrare, no? Vede che uno allunga la mano e tocca il sedere, giusto? Ma il marziano, se vuole capire qualcosa di questo gesto, cosa deve fare? Deve collegare questa mano che si allunga a che cosa? A qualcos'altro, no? All'intenzione, per cui l'intenzione del tuo fidanzato e della tua fidanzata è un'intenzione d'affetto e di amore, e noi infatti lo viviamo bene. Mentre sul metrò è un'intenzione brutta. E qui inizia il dramma, ragazzi, il dramma. Perché la mano si vede, l'intenzione no. Il senso, la parola giusta è questa, il senso di quella carezza non si vede. E infatti noi cosa iniziamo a fare? Iniziamo a riflettere, non è una parola strepitosa riflettere, riflettere, riflettere va intesa in senso etimologico, questa è una cosa che continuo a dire io, riflettere vuol dire flettersi su, no? No? Allora riflettere vuol dire che io sto mangiando ma non mi butto come una bestia, rifletto, ci penso. Mi accorgo che quello di fronte non ha da mangiare. Rifletto. La tua mano si allunga sul mio corpo e io rifletto. L'umano è questo. Rifletto. Sono qui, vedo la luna lì, irraggiungibile, non riesco a fare un cavolo, non so niente, non riesco a dominare, e inizio a dire: ma che rapporto c'è fra quello che io sono, zero, zero, e questa cosa enorme? Che rapporto c'è? Cioè l'uomo
si costituisce come uomo proprio nel momento in cui esce, ragazzi, questo è decisivo, esce dall'immediatezza del suo stare qui, no? Capite cosa vuol dire escire dall'immediatezza? È chiaro cosa vuol dire? È chiaro che io ho una fame bestiale e mi vorrei fiondare sulla pasta. Ma prendo le distanze da questa immediatezza. A livello affettivo questo emerge se proprio non si è se proprio non si è abbruttiti da rozzi. Cioè, e io ti bacio, pensate cosa... Ma questa è bellissima, sta cosa qui. È bellissima questa. Cioè, se uno ti invita fuori, ma noi lo sappiamo, poi voi lo sapete, ma noi adulti ancora di più, per quello per noi adulti è così difficile. Se io ti invito a cena fuori, o dico andiamo al cinema, no? Cosa fai? Ti butti subito? Sei alla canna del gas? Cioè subito ti butti, no? Non iniziamo a fare quello che fanno tutti gli uomini, a dire ma che senso ha questo invito? Cosa vuol dire? Che conseguenze? Capite che usciamo dall'immediatezza? Il tempo dell'uomo non è l'istante, l'attimo fuggente poi lo vedrete, il tempo dell'uomo non è l'istante, ma è la storia, no? Il collegamento. Allora tu mi inviti a cena e io dico ma che senso ha? Perché mi inviti? Che cosa vuoi? Non facciamo così noi normalmente? Non è che uno dice esci a cena, sì. Oppure esci a cena, no. Uno dice un attimo, no? Pensaci. Cosa vuol dire? Tu, per esempio, io sono sposato, capite? Se io ti dico a una ragazza, a una mia collega, senti, usciamo a cena, beh, probabilmente, giustamente, quella ragazza dice, ma che senso ha? È già sposato, cosa sta facendo? Ci sta tentando? Mi vuole vendere un'assicurazione? Mi sta ingannando? Però capite dov'è il dramma? Riflettere è una cosa difficilissima, che non è rispondere ai quiz. Non è rispondere ai quiz. Riflettere è pazzesco, difficile. Perché tu mi hai chiesto di uscire, ma chissà perché. E io inizio a pensare, a non pensare, a dire ma forse. E poi si sbaglia. Quello mi invita a cena solo perché mi vuole vendere un'assicurazione. Mi invita a cena perché vuole conoscere mio papà che è un famoso manager. Succede così. Ma io la cosa che volevo dire, perché non stiamo ancora parlando della filosofia, non abbiamo ancora parlato della filosofia, stiamo parlando dell'umano che si costituisce, se riesco a essere chiaro su questo, l'umano si costituisce nel momento in cui collega il suo essere qui ad un essere là. Questo è l'umano, collego qui, là, mi interrogo sul destino, che senso ha studiare, che senso ha che noi usciamo. Che senso ha che ci mettiamo insieme? Che senso ha spendere dei soldi? Perché è questo, no, che si fa. Non si fa così? Faccio sempre questo esempio che il professore avrà sentito 100 volte, ma mi sembra perché appunto la filosofia è questa, non è le robe, è questo. Sotto casa mia c'è un negozio di scarpe bellissimo da donna, bellissimo, con un piccolo problema, il costo medio minimo è intorno ai 200 euro. Anche delle ballerinette, dei sandali, queste scarpe sono magnifiche, io, cioè, pur essendo un uomo, me le vorrei mettere, tanto sono belle. Di fronte, a sempre a questo negozio, proprio lì, c'è la fermata dell'autobus, degli autobus che portano fuori Milano, e ci sono le signore che aspettano l'autobus. E cosa fanno queste signore che aspettano l'autobus? Mentre aspettano l'autobus, guardano il negozio, giusto? E iniziano a fare filosofia. Perché cosa faranno? Diranno, guarda, c'era quest'estate, c'era un sandalo 200 euro. Un sandalo, niente, di legno, ma bellissimo.
una donna su quel sandalo lì diventa sicura, già tutte le donne sono belle, ma su quel sandalo lì diventa magnifica, per forza, la gamba si ribellisce. E c'è questa signora, una mamma, che fa le pulizie, che sta lì a guardare sto sandalo, no? E cosa farà, secondo voi? Inizia a far filosofia, a riflettere, inizierà a dire, cavolo, che bello. Però costano 200 euro. Io ne guadagno 500 e poi ho il figlio e poi mio marito è disoccupato. Mi seguite? Mi seguite? Inizia a riflettere, che è sempre un atto morale riflettere, sempre un gesto morale. Perché il moralismo sarebbe di dire non si comprano un sandalo a 200 euro. Questo è moralismo. Perché non si compra? Qual è la ragione? Perché non devo comprare un sandalo che costa 200 euro? Se magari ho vinto l'Enalotto, o se voglio fare un regalo a mia moglie per l'anniversario di matrimonio, non vale l'anniversario 200 euro? Sì. Dire no, mi seguite? Dire no al sandalo e moralismo. Ma iniziare a dire che legame c'è tra questo sandalo e il godimento che io provo nei suoi confronti, che legame c'è tra questo sandalo, questo istante, che legame c'è, cioè la parola giusta è che senso ha, la parola senso in italiano vuol dire direzione, che senso ha questo sandalo e 200 euro, rispetto a che cosa? Ma rispetto a tutta la mia vita. Rispetto alla mia vita, che per quella signora probabilmente sarà i figli, l'affitto, il marito disoccupato. O no? Pensate che cos'è questo? Anche qui spero che non ridiate. Ma che cos'è questo? Per me questo è l'inizio di un rapporto serio a livello della sessualità. Ma la sessualità è una roba meravigliosa. Non è peccaminosa, ma la sessualità, come tutto ciò che riguarda l'umano, va vissuta umanamente. C'è un detto che dice, a tavola e a letto non c'è rispetto. Questo detto è un detto da bestie, perché l'uomo è sempre uomo. Non è che c'è un momento che non è uomo, capite? Non è che quando mangi non sei uomo. Tant'è vero che se a tavola c'è il nonno e tu minimamente vuoi bene al nonno e sai che lui preferisce una certa cosa, gli dai il petto del pollo. Non facciamo così, sto dicendo cose astruse. E se tu hai tuo fratellino, la tua nipotina, io faccio anche sempre questo esempio, perché è vero, che gli piace il lampone e tu nella tua Macedonia hai un lampone, che cosa fai tu? Non glielo dai. È uguale sulla sessualità, no? Non è male, ma bisogna viverla da uomini. Che senso ha quello che stiamo facendo, che stiamo per fare? Che cosa vuol dire? L'uomo questo tentativo, questa riflessione, togliersi dall'immediatezza, il termine giusto sarebbe togliersi dall'immediatezza del godimento, non perché il godimento è male, il godimento è bene, perché quei sandali lì sono bellissimi, ma appena siamo uomini, per quel poco che siamo uomini, iniziamo a prendere quel sandalo lì e il piacere che circola, che si coagula intorno a quel sandalo e lo colleghiamo, riflettiamo un attimo. E anche se ho nel borsellino 200 euro, non è che entro e compro, un attimo, o no? E ti sto baciando, un attimo. Invito una studentessa di 18 anni a cena, un attimo, no? Che senso ha? Cosa mi stai dicendo? Che cosa vuoi? Riflettere, difficilissimo, perché sbagli,
Aspetta, io faccio sempre questa battuta, bellissima. Ah no, questo è un fatto vero, ascoltate, questo è un fatto. Sono in treno, 10:30. Ma no, perché siamo lontani, ma no, ma ci siamo, bellissimo. Sono in treno, è un lungo viaggio, adesso qui prendo in giro un po' le ragazze, me lo permettete? Sono in treno, Mestre-Milano, 3 ore. E entrano due ragazze, la vostra età, 17, 16, 17, 18 anni. E lì ho subito capito che mi era data l'occasione di un master gratuito, no? Perché lei, una delle due, dice all'amica: sai che mi ha chiamato? Io ho capito subito, ho detto: ci siamo. Io ho fatto finta sempre di leggere, in realtà ascoltavo. Sai chi mi ha chiamato? E l'altra: cosa ti ha detto? E l'altra: e mi ha detto se esco. Ah, e tu cosa gli hai detto? Stratosferico. E poi siamo passati, e lei dice: ma non lo so, ma tu cosa dici che gli debba dire? Meraviglioso. E poi dice: ma non lo so, ma con chi? E dove ti ha detto di andare? E poi siamo passati in quel mondo fantastico che sono gli abiti. E tu cosa pensi? Come ti metti? Cosa pensi? Mi seguite? 3 ore. Spettacolare. E tu cosa dici? E tu come... Io non ho letto una pagina, ma ho imparato tantissimo. Perché questo è logos, legare. L'altra parola sarebbe testo, è un tessuto, no? È un tessuto. Giustamente la ragazza non è dice: sai che mi ha invitato? E tu cosa hai detto? Sì. Non è così. L'umano non è così. Non è che mi piacciono i sandali e li compro. Non è così. Vedo una ragazza e me la voglio fare. Non è così. E se è così è perché sono a livello evolutivo ancora basso, no? Non ho fatto i famosi salti. Perché appena alzo lo sguardo dalla pasta asciutta e guardo il cielo, entro all'interno del tema del destino. Cosa sono? Cosa faccio? Come mi comporto? E le due ragazze, su questo era il punto essenziale. Quello mi ha invitato per la prima volta, e non è una robina, bisogna essere seri con la vita, seri con quei sandali che costano 200 euro, ma seri vuol dire collegare quell'invito lì, quella mano lì che ti accarezza, collegare questo al tutto, si dice. Tendenzialmente al tutto. È chiaro che noi non ce la facciamo, no? Non ce la facciamo. E poi a un certo momento dobbiamo pure scegliere, no? Però sarebbe da collegare al tutto. Perché diciamo la verità, questa camicia che costa 50 euro, 200, 3 euro, ha a che fare con quello che l'ha fatta, che questa camicia è stata fatta in Bangladesh. È chiaro? E quando comprate l'iPad o usate il cellulare che è fatto in Cina, è fatto da gente come voi che viene pagata zero. Quando mangiate la pasta asciutta, i pomodori sono stati raccolti da dei tunisini nelle piane del Salernitano a 3 euro l'ora. Come si fa a non collegare? E tua mamma che ha preparato la pasta... Tua mamma che ha preparato la pasta, essendo tua mamma come tutti noi finita e mortale, ha dedicato del tempo non per sé ma per te. Ogni volta che tu mangi un piatto, qualcuno l'ha cucinato e ha giocato il suo tempo che è finito per farti quel piatto, per farti il letto, per lavarti la camicia. Cose. Cioè, uno può vivere come uno scemo,
va avanti, compra l'iPad, no, infatti sono, devo dire, oppure con l'accendino, no? No, i rave party, che roba che sono, le bestie, bevo, perché dopo a furia di bere, scusate, a un certo momento quello che si beve poi deve uscire, no? E nella zona mia, che è zona di Porta Romana, a Milano, ci sono diversi pub. Al sabato mattina, quando io esco a fare il giretto, c'è la pipì, c'è il vomito. No? Io non bevo birra. No, ne bevo, ma non sono un bevitore. Una volta sono andato per vedere e ho detto, senta, vorrei una birra. Dice, la vuole grande o baby? Beh, dico, baby io. Baby. E mi ha portato 250 codici. Ah, dico, beh, dico, ma... grande quant'è? Dice, grande mezzo litro. Ah, ho detto, e dico, ma i ragazzi quante ne bevono? Beh, dicono, tutti due, un litro. Poi devi fare la pipì, no? E poi anche se non fai la pipì, scusate, poi ritorno alla filosofia, inizi ad odorare, no? A sudare. Se bevi un litro di birra e magari ti fai una canna, no? Che bello! Poi questo ha degli effetti, tutto ha degli effetti. Se compri un sandalo di 200 euro, questi 200 euro non li puoi dare a tuo figlio per la colonia, no? E se tu continui a bere birra e a farti le canne, poi ti viene da vomitare, inizi un po' a puzzare. E poi soprattutto ci sarà qualcuno che dovrà pulire. Una mia amica preside ha fatto scrivere, bellissimo, poi arriviamo, ha fatto scrivere un cartello nei bagni dei professori e ci ha scritto, si ricorda che conviene farla dentro. Questo è fondamentale. Quando andate in bagno dovete farla dentro e non bisogna scrivere sul bagno. E sapete perché la dovete fare dentro? Perché alle 5 di pomeriggio o alle 3 di pomeriggio ci sarà una persona che è come noi, che ha dei figli, che ha delle preoccupazioni, che ha dei lutti. E questa persona, come lavoro, pulisce i bagni. Bisogna farla dentro per questa persona. Così come non bisogna fare gli schiamazzi fuori ai pub e non bisogna lasciare il bicchiere sulla macchina, perché poi la signora di sopra al pub alle 7 va a lavorare. È chiaro? Questa si chiama riflessione. Il bicchiere lo devo portare dentro, perché a parte che si rompe di vetro e può essere, infatti mi stanno vietando, ma poi quello che dopo al mattino alle 7 la signora sopra va a lavorare e deve togliere il bicchiere, capite? Bisogna riflettere, non bisogna rinunciare a bere la birra, ma bisogna riflettere, cioè essere uomini. Questo l'uomo l'ha sempre fatto. Con la filosofia però inizia una cosa, ed è questa la bella notizia, adesso mi avvicino alla fine. Chiaramente cosa è successo? Che di fronte a questa volta celeste così inquietante, così, porca miseria, pericolosa, anche perché poi viene il terremoto. E giustamente gli uomini primitivi, è naturale che dicessero... se c'è il terremoto abbiamo fatto del male. E se viene un'eclisse, chissà, l'eclisse, che il sole diventi scuro, ti manca il respiro, no? Perché il sole serve a far crescere il grano che tu mangi e se il sole vuol dire che si diventa scuro, vuol dire che non mi nascono le pannocchie. Allora l'uomo ha individuato, questo è interessante,
ha individuato alcuni soggetti particolarmente, diciamo, portati a tentare di interpretare questo rapporto con la volta celeste. È chiaro questo? Il rapporto con la volta celeste è difficile da capire, no? Che cosa c'entra quello con me? Allora, alcuni hanno pensato, come dire, che ci fossero degli uomini particolarmente, come dire, portati a questo. E chi sono? Sono quelli che sono stati chiamati i maestri di verità, si dice, chi erano? I sacerdoti, cioè coloro, fare il sacerdote, non è il concetto di sacerdote come lo intendiamo noi, lo sciamano, non so, lo stregone, non è che tutti potessero fare lo stregone, anche perché lo stregone, lo sciamano, siccome lo sciamano entra in rapporto con questa cosa che è pericolosa, lo sciamano doveva prepararsi. Doveva prepararsi, ancora oggi è così, lo stregone è uno che si prepara, che per esempio studia, ma anche studia i libri sacri, ma anche ad esempio che si prepara con una sua disciplina, mangia certe cose, non mangia certe altre, perché il rapporto, il collegamento con il sole, con la luna, con le stelle, col destino, è un rapporto pericoloso, difficile. Un'altra figura, si diceva, maestro di verità, era il re, il Basileus diranno i vostri professori, e il re era uno che è considerato re per il re per investitura divina, il re. E il re, guardate, non è una roba semplice. Agamennone sacrifica la figlia. Fare il re non è fare il re come questi qui in inglesi, fare il re nella tradizione è una roba complicata, difficilissima. Allora, il re. E poi anche c'era un'altra figura interessante, che era il poeta, il folle, il matto. Si pensava che il matto avesse rapporti con. E questo è sempre stato, ancora oggi è così. Il saggio, lo sciamano, lo stregone, non banalizzate queste questioni. Lo stregone è una figura fondamentale. Perché quando in un villaggio, in un posto, per esempio una donna non riesce ad avere un figlio, è difficile capire perché. Oppure se bisogna andare in guerra. Oppure, per esempio, i pigmei rispetto al tema della foresta. Per i pigmei il divino si incarna nella foresta, quindi il pigmeo quando deve tagliare un albero, e deve tagliare l'albero per fare la capanna, mi seguite? Non è che va lì con la sega e taglia, e fischietta, si beve la birra e si fa una canna. Perché dice, fa una preghiera per esempio, chiede scusa al dio della foresta perché gli taglia un albero. Meraviglioso, no? Perché dice, io ho bisogno dell'albero, però la filosofia in qualche modo conserva questa cosa, ma la modifica, ed è qui la bella notizia. Allora, conserva che cosa? La filosofia ha come oggetto, diciamo così, il tema dell'intero, del tutto, no? Avrà come oggetto, vi diranno giustamente i vostri professori, si dice l'essere, ma vuol dire il tutto. Cioè la filosofia non si interroga come tale sull'economia, ma prende il tema dell'economia e lo inquadra all'interno di un tutto. Questo è bellissimo. Questo lo conserva. Questo è l'elemento che conserva dagli uomini prima del 500 avanti Cristo. Mi seguite? Ma poi fa una rivoluzione impressionante. E cioè cosa dice? Dice che interrogarsi sul tutto non è di alcuni uomini, ma è di tutti gli uomini. È una sorta di democratizzazione radicale. Tutti
tutti siamo uomini e tutti dobbiamo riflettere. Tutti. Non c'è qualcuno, capite? Non c'è il sacerdote o il re. Tutti. E io dico, anzi io do questa definizione di filosofia. La filosofia è un'interrogazione pubblica tra pari intorno all'intero. La filosofia è un parlare tra pari. Il vostro professore non è di più. Perché qui nessuno sa niente, nessuno sa dirti. Io per quello dico che il riflettere è sempre drammatico. È l'opposto di Zelig. È drammatico, perché nessuno può dire alla signora se comprare o no quei sandali. Nessuno. Perché questo di comprare dipende dalla sua vita, dai suoi soldi, dal suo sentimento, dal suo figlio, insomma, come ho già detto. Quindi nessuno sa niente. I vostri professori non sanno niente da questo punto di vista. Io non so niente, grande figura di Socrate. Questo è un genio, rimane nella storia. Non sappiamo. Attenzione. Ma deve essere una discussione pubblica, tra pari. Dico pubblica perché? Ce la fate ancora? 10 minuti, dai ragazzi, questo è bellissimo. Perché pubblica? Ma certo, perché voi sapete cosa succede? Questo è il grande problema dei temi, no? Perché il tema, ragazzi, fate i temi. Chiedete ai vostri professori di farvi fare i temi. Perché il tema è una roba enorme? Perché il tema non è... Ti è piaciuto quel film lì? E uno dice sì o no. Il tema è... Perché ti è piaciuto quel film lì? E infatti voi, noi, i brubru, quelli che io chiamo i brubru, no? Inizia così. È bello il film, è bello. Ma perché? Bello. Cioè, bello. E perché? Sì, c'era tanta azione, bello. Ho capito. Ma in che senso? Insomma. Poi alla fine si dice, beh, insomma, a me è piaciuto. Mi seguite? Non si... voi, noi, tutti, è impressionante, non si riesce a mettere insieme due cose per dire perché. Ma perché ti è piaciuto? Ma è possibile che noi riduciamo tutto, che appunto, perché, come dice, beh, perché a me piace così? E il tema è questo, rendere ragione, noi dobbiamo rendere ragione. Tutto è giusto, ma dobbiamo rendere ragione. Ogni volta che tu ti poni il problema del perché, sei un filosofo, no? Ma che è filosofo quello che scrive i libri di filosofia? O che c'è scritto filosofo? Quella signora lì, quando si interroga, e infatti noi cos'è che facciamo sulle cose serie? Noi cos'è che facciamo? Le cose serie nella vita. Il dolore, gli affetti, i valori, le passioni. Non diciamo forse, ma appunto l'amica, cosa dice all'amica? Ma tu cosa gli hai detto? Esci o non esci? Non parliamo con altri. E qui il ruolo dei professori è enorme, come il ruolo degli amici, come il ruolo delle persone a cui voi avete stima. Perché qui nessuno sa niente, se tu ti devi sposare o non sposare, se è giusto drogarsi o non drogarsi, se è giusto portarsi a letto una ragazza a 15 anni o no, non lo sa nessuno. È soltanto una superficialità che dice, ma sì, le canne, cosa sono le canne? Ma è solo perché si è degli ottusi si ragiona così. Qui nessuno sa niente. Sulle cose poi soprattutto vere della vita, chi sa qualcosa, la fede. La politica, il piacere, il dolore, l'esperienza della morte, l'esperienza del tradimento. Qui chi è che sa qualcosa?
Si sa, se si guarda Zelig, si sa. Per forza, non c'è niente. Appena tu, e noi lo sappiamo, i rapporti con i genitori non sono complicati, e l'amico che ti ha tradito, la fidanzata o il fidanzato che ti ha tradito. Appena. Allora, bisogna riflettere in modo pubblico, che è bellissima la bella notizia, non c'è più nessuna autorità. Ci può essere un'autorevolezza, ma non un'autorità. Dire fai così perché lo dico io non è più filosofia. La filosofia è questo, è il tentativo rispetto ai grandi temi del male, del bene, del piacere, della morte, della vita, di Dio, della poesia, di riflettere pubblicamente. E quando voi in classe